Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 55 e 56, 25 marzo e 1 aprile del 1900. Questa mattina il mio adorabile Gesù, nell'atto di venire, mi ha detto: come il sole è la luce del mondo, così il Verbo di Dio nell'incarnarsi divenne la luce delle anime. E come il sole materiale dà luce in generale e a ciascuno in particolare, tanto che ognuno lo può godere come se fosse suo, così il Verbo dà luce in generale e sole per ciascuno in particolare. Tanto vero che questo sole divino ognuno lo può tenere con sé come se fosse solo. Chi può dire quello che comprendevo su questa luce e i benefici effetti che ridondano nelle anime che tengono questo sole come se fosse loro proprio. Mi pareva che l'anima, possedendo questa luce, mette in fuga le tenebre dello spirito, come il sole materiale, con lo spuntare del nostro orizzonte, mette in fuga le tenebre della notte. Questa luce divina,
Se l'anima è fredda, la riscalda, se è nuda di virtù, la rende feconda. Se è inondata dal morbo pestifero della tiepidezza, col suo calore assorbe quell'umore cattivo. In una parola, per non andare troppo per le lunghe, questo sole divino, introducendola nel centro della sua sfera, ricopre l'anima con tutti i suoi raggi e giunge a trasformare l'anima nella sua stessa luce. Dopo ciò, siccome io mi sentivo tutta affranta, Gesù, volendomi ristorare, mi ha detto: questa mattina voglio dilettarmi con te, ed ha incominciato a fare i suoi soliti stratagemmi amorosi. Dopo aspettare e riaspettare, il mio dolce Gesù si faceva vedere da dentro il mio cuore. Mi pareva di vedere un sole che spandeva i raggi, e guardando nel centro di questo sole vi scorgevo il volto di nostro Signore. Ma quello che mi ha fatto stupire è che vedevo nel mio cuore tante donzelle vestite di bianco, con corona in testa, che attorniavano questo sole divino, nutrendosi di questi raggi che spandeva questo sole. Oh, come erano belle, modeste, umili, tutte intente a bearsi in Gesù. Onde, non conoscendo il significato di ciò, con un po' di timore, ho chiesto a Gesù di farmi sapere chi erano quelle donzelle. E Gesù mi ha detto: queste donzelle erano le tue passioni, che ora con la mia grazia ho cambiato in tante virtù che mi fanno nobile corteggio. Stanno tutte a mia disposizione ed io in ricompensa le vado nutrendo con la mia continua grazia. Ah, Signore, eppure mi sento tanto cattiva che mi vergogno di me stessa. Sono molto brevi questi capitoli, ma molto densi. Hanno come termine fondamentale di riferimento un'immagine molto, come dire, utilizzata da Gesù per descrivere il regno del divin volere, che è quella del sole. Non, forse si potrebbe fare uno studio a vedere quante volte è citato il sole negli scritti. Penso che i numeri sarebbero abbastanza elevati. Sono profondissime e contengono degli spunti di meditazione profondissimi che non credo sarà possibile adeguatamente meditare tutti. Proviamo, ecco, ma sono cose non immediatamente evidenti. Questi possono sembrare, come dire, dei piccoli brani semplici di transizione, ma così, come vedremo con l'aiuto di Dio, non è. Allora, si parte innanzitutto dal discorso dell'incarnazione. Non per nulla, insomma, la Chiesa attraverso l'Angelus Domini 3 volte al giorno offre alla contemplazione del nostro intelletto il mistero dell'incarnazione, il verbo che si fa carne, cioè Dio che si unisce alla natura umana. Attenzione, in una unione indissolubile, quindi volendo solo con questo gesto manifestare la sua intenzione di diventare irreversibilmente, irrevocabilmente, la luce del mondo, la luce di ogni uomo, come il sole lo è per la terra. Diceva San Giovanni Paolo II, se non ricordo male, nella lettera enciclica Redemptor Hominis, che era prima, citando tra l'altro alcuni passaggi della Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, che con l'incarnazione, ascoltiamo bene, in certo modo Gesù in certo modo si è unito ad ogni uomo. Cioè, il fatto fondamentale dell'incarnazione è la condizione per cui tutto ciò che adesso vedremo è possibile. Quindi, il messaggio è: guarda che la luce del sole splende. Se tu non ne senti gli effetti, questa è la prima cosa, sappi che dipende solo dal fatto che le finestre sono chiuse della tua casa, oppure che sei cieco. Ecco tutti quanti i miracoli evangelici sul cieco nato e anche tutte quante alcune, come dire, chiamiamole dottrine psicologiche, non so come dirle, insomma, proprie di alcuni autori, anche sacerdoti, alcuni insomma cattolici e cristiani,
che spiegano come uno dei problemi fondamentali, ecco, della personalità sia la cecità dell'io. Quindi, non è che il sole non c'è, è che se uno è cieco, il sole non lo vede. Ecco. Se uno ha le finestre chiuse, il cielo non entra. E che cosa succede se io mi trovassi in questo modo? Anzitutto, la prima cosa, perché a differenza delle cecità reali, cioè, e a differenza delle finestre chiuse reali, cioè se io metto una persona dentro una casa e gli tappo tutte le finestre, se dice che le finestre non sono chiuse, a quel punto bisogna chiamare il 113, insomma, perché vuol dire che sta sragionando. Così, se un cieco reale tu gli vai a chiedere ma lo vedi il sole e ti risponde di sì, chiami il 113 lo stesso. Ecco, però il cieco interiore, oppure quello che vive rintanato dentro la propria gatta buia notte e giorno, non lo sa. D'accordo? Perché non si ha esperienza sensibile di questa cosa. Come lo si riconosce? Dagli effetti. Come in tutte quante le cose interiori, come in tutte quante le cose di fede, cioè c'è sempre, io non mi stancherò mai di ripeterlo abbastanza, la logica evangelica, dai frutti si riconosce l'albero. Allora, che cosa spiega Gesù? Cosa fa questa luce divina? Se l'anima è fredda, la riscalda. Quindi hai un rapporto d'amore profondo con Gesù, hai un rapporto di prossimità libera, cordiale, serena, prossima, distaccata, non malata con il prossimo, con qualunque prossimo. Sì o no? Se è sì, non stai al buio. Se è no, stai al buio. Se tu, pur vedendo no, dici no, sto alla luce, ricommetti il peccato dei farisei di cui Gesù parla nel Vangelo di San Giovanni a proposito della guarigione del cieco nato, che è un episodio assai calzante con questa meditazione. Cosa dice Gesù ai farisei? Se foste ciechi non ci sarebbe nessun problema, ma siccome dite noi vediamo, la vostra colpa rimane. Io assicuro, insomma, per la mia esperienza sacerdotale, che questo è un problema enorme per le anime. Secondo, se è nuda di virtù, la rende feconda. Allora, le virtù si vedono, d'accordo? Non si possono, come dice Gesù, non può restare nascosta una città collocata sul monte. Che cosa dice? Andate, dice, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che è nei cieli. Cosa sono le opere buone? Le opere buone sono gli atti di virtù. Noi sappiamo che la Divina Maria non andava sbandierando in giro tutte quante le sue straordinarie esperienze che quotidianamente viveva a contatto col Sole Divino, in continuazione. Cercava di stare il più nascosta possibile, cercava di nascondere il più possibile, ma la cosa che non poteva nascondere era la sua straordinaria santità. Chiunque entrava in contatto con lei la vedeva questa cosa. Non si può nascondere, è impossibile. Allora, se le virtù non si vedono dentro un'anima, tu al sole non ci stai, capito? Perché se stai alla luce del sole divino, avrai sicuramente una vita virtuosa, non puoi non averla. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Chiunque fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio, punto. Ancora, la tiepidezza. Si è inondata dal morbo pestifero della tiepidezza. Col suo calore assorbe quell'umore cattivo. La tiepidezza. Ah, che incredibile, eh? Morbo pestifero lo chiama. Quindi c'è un richiamo, e qui chiaramente, a un altro passo della Sacra Scrittura, che è il libro dell'Apocalisse, quando Gesù dice, in uno dei discorsi alle sette chiese, sono i primi capitoli, non ricordo quale chiesa è, dice, attenzione, tu non sei né freddo né caldo, tu sei tiepido. E siccome sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. Un'espressione molto molto cruda, molto molto forte. Però qui lo chiama appunto morbo pestifero, ma come, la tiepidezza è così? Addirittura sarebbe meglio essere freddi piuttosto che essere tiepidi? Secondo quel brano sì. Perché il tiepido,
quello lì che sta, è uno dei più in assoluto refrattari alla conversione profonda, perché il tiepido non fa grossi peccati attuali in atto, d'accordo? Ma commette una tante di quelle montagne di venialità o di imperfezioni continue, non cura per niente la crescita dei propri difetti, eccetera, eccetera, che stagna in uno stato di situazione apatica, che se non chiede aiuto, se non fa qualcosa, non ne esce fuori. E anche qui il tiepido non sa di essere tale, ma quando pensa a se stesso, dice, vabbè, ma tutto sommato, c'è di molto peggio, insomma, non è che sono un criminale, che faccio chi lo sa che cosa, insomma, che sono un grande peccatore, un lussurioso, insomma, un bestemmiatore o, no, sono un amante dei bagordi, ecco. Problema. Allora, se niente, non c'è un rapporto fervoroso con Gesù, la vita interiore non è tonica, e il rapporto con il prossimo non è sereno, disteso, se non si vedono atti di virtù e se si ristagna nella tiepidezza, insomma, di una vita, per carità, non lontana da Dio, ma senza sapore, senza colore, senza odore, ecco il tiepido, no? È la stessa cosa che quando dice Gesù, dice, se il sale perde il sapore, che ce famo? Ecco, vuol dire che la luce di Gesù non c'è, non c'è, e vuol dire quindi che non c'è per colpa tua, però, perché dal momento dell'incarnazione, ci viene detto, la luce è stata offerta, c'è. Capito? Se tu non ce l'hai è perché sei cieco o c'hai le finestre della casa tua chiuse. E questo è il primo passo che bisogna fare per essere guariti. Perché come si legge nei Vangeli, per esempio, nell'ultimo incontro biblico c'è un passo bellissimo, no? Al termine della sezione del Vangelo di Marco, dove si parla proprio del discepolo di Gesù, no? Da dopo la professione di Pietro in poi, quell'episodio culmina, ci stanno i discepoli che lo sono di nome, questo lo e lo sono poco di fatto, no? Perché la brutta figura che fanno gli apostoli, stavano sempre a litigare su chi era il più grande, poi la domanda dei figli di Zebedeo, poi il giovane ricco che prima fa tutte quante le moine, poi quando Gesù gli dice, ah sì, voglio fare qualunque cosa, dimmi tu, quando dice quello che deve fare, ci ripensa e torna triste. Ecco, chi è l'unico discepolo lì in tutta il cieco, chi è? Mi pare che era il cieco di Gerico, l'ultimo, insomma, l'ultimo episodio. Il cieco. Che fa questo qui? Dice, sente che passaggio su, comincia a strillare come un matto. Fermati, mi devi guarire. Gli dicono, state zitto che questo c'è da fare, lascialo perdere. Questo grida ancora più forte. È una scena che sarebbe, insomma, da rappresentarla in drammatizzazione, no? E a un certo punto Gesù si ferma. Dopo tutti sti strilli, e dice, che vuoi? Dice, guarda, io sono cieco, mi devi guarire. E Gesù lo guarisce. E che cosa fa dopo essere guarito? Bellissimo, no? Sempre San Marco. Lascia il mantello e comincia a seguirlo. Per la via, bellissimo. Immagine proprio stupenda, no? È il cieco di Gerico. Ma quel gesto di lasciare il mantello è un gesto molto importante, no? Quindi si scrolla di dosso tutto quello che era stato fino a quel giorno. Questo significa lasciare il mantello. E balza in piedi il verbo egeire, è lo stesso che indica la risurrezione. Quindi c'è un distacco tra il prima e il dopo. Il cieco è morto, adesso ci vedo bene e non ci voglio manco più pensare com'ero. La vita è un'altra. Quindi chi permane nella propria cecità, quantomeno ci permane perché non chiede sinceramente al Signore di essere guarito. Oppure, diceva un'anima di mia conoscenza, buon'anima, fa come quelli che cercano lavoro e pregano a Dio di non trovarlo. Cioè sì, vorrebbe guarire, ma poi quando il Signore ti dice mettite sto collirio, fai quest'altro, c'è cioè, da fare quest'operazione, eccetera, eccetera, non lo fa e quindi rimane nella sua situazione di cecità. Ancora un altro aspetto molto molto bello è questa visione di queste donzelle. Attenzione, tutte intente a bearsi in Gesù. Lui si dice, ma che è sta roba? E chiede a Gesù, chi sono queste? La risposta di Gesù, ecco,
farà sussultare di gioia San Tommaso d'Aquino, se mi si permette questa battuta. Gli dice: quelle sono le due passioni che si sono trasformate. Cioè, attenzione, capito? Cioè, non è che è cambiato, non è, cioè, l'esperienza di incontro con il Signore non è che ci fa di noi un'altra persona, ma tutte le passioni, anche quelle brutte, diventano belle. Che cosa significa diventano belle? Cambiano oggetto. Cambiano oggetto. Cambiano oggetto, si correggono, si rettificano. Perché il confine tra il vizio e la virtù, molte volte, è assai labile. Faccio subito un esempio. Cioè, una persona che ha un carattere forte, conosco bene i caratteri di questo tipo, no? Che è irascibile o superbo, oppure irascibile e superbo. Se incontra Gesù, non è che il temperamento gli cambia, questo ci ho fatto tante lezioni a suo tempo, ma è chiaro che la superbia per la quale lui è un megalomane che pretende di essere chissà che o chissà che cosa, la investirà sulle cose buone. D'accordo? Cioè, per esempio, sulla voglia di diventare santo, che è la santa megalomania, oppure il fare cose grandi per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, anche pagando di persona, anche sacrificandosi. Se è irascibile, l'irascibilità indica un temperamento forte comunque, no? Deciso, imperioso, che succede? Che trasformerà questa irascibilità in virtù. Cioè sarà una persona che diventa tenace nel bene, costante, perseverante, indomito, non si scoraggia, persevera e ovviamente non userà più l'ira per sfogare le proprie passioni, mangiandosi vivo il prossimo o anche arrabbiandosi con se stesso oppure alterandosi in continuazione. Una persona che è molto affettiva, quindi che cerca elemosina amore a destra e a sinistra, se incontra Gesù, ma che succede? Che l'amore lo cerca tutto da lui. E che se innamora proprio che se innamora, che non gliene importa più niente di nessuno. Se ha accolto il sole divino. E così vale per tutte quante le cose. E poi le passioni più brutte, vogliamo prendere la gelosia, ecco, uno diventerà geloso. Facciamo così, dei propri momenti di intimità con il nostro Signore che non li, perché non permette a nessuno di violarli, che non permette a nessuno di intromettersi, eccetera, eccetera. È chiaro che del Signore non si può essere gelosi che lo voglio solo per me, perché, ma tra l'altro il Signore è solo per te, d'accordo? Nell'immagine che fa del sole, cioè il sole splende per tutti, ma splende per ciascuno, cioè io godo del sole come se fosse solo mio, senza che questo rechi nessun danno a nessuno, perché tutti gli altri. Questa è la caratteristica propria della divinità, no? Per cui l'aspetto, come dire, deteriore della gelosia cessa, rimane quello positivo, quindi di un rapporto profondo, intimo, riservato, esclusivo, d'accordo? Perché la gelosia custodisce anche, quando è sana, diciamo così, nella vita di coppia, i momenti propri ed intimi che sono esclusivi e riservati a marito e moglie, no? Quindi che non possono essere vissuti con tutti quanti. Quindi, perché ho detto che esulterà di gioia San Tommaso d'Aquino? Perché San Tommaso d'Aquino spiega benissimo questa cosa qui. Quando fa tutto quanto il discorso sulle 11 passioni, riprendendo insomma la classificazione aristotelica dell'essere umano, quindi il piacere, il dolore, l'ira, il desiderio, la ripugnanza, eccetera, cosa spiega? Dice: queste, chiamiamole passioni, allo stato naturale non sono né buone né cattive, sono neutre. Ora, che succede? Siccome noi siamo figli di Adamo, ecco il problema. Succede che la concupiscenza in generale vuol dire che tutte quante queste passioni sono tutte quante orientate verso il male, tutte, nessuna esclusa, tutte quante. Tutte. E quindi il desiderio perché diventa il desiderio della propria eccellenza, quindi diventa la superbia, l'ira diventa quello, il piacere diventa la ricerca dei piaceri ossessivi e mondani per essere gratificati, tutto così. Allora è chiaro che se io mi converto, cambiano oggetto delle passioni, il piacere. Io non me ne porta più niente, nessun piacere di nessuno perché cerco e so che il piacere con la P maiuscola, e anche se non è sensibile, fa niente, si trova soltanto in Gesù. E se io sono talmente profondamente addentrato in tante questioni. Questa mattina voglio dilettarmi con te, cioè
Quando una persona è completamente polarizzata in Gesù, questa la storia dell'ascetica, della mistica ce lo testimonia, Gesù non c'ha nessun problema anche a fargliele percepire alcune cose. Questo non vuol dire che dobbiamo aspirare a chissà che chissà che cosa, oppure peggio ancora che dobbiamo pretendere dal Signore ecco, che ci doni le grazie straordinarie, no? Però è evidente. Se tu cerchi piaceri altrove, non conoscerai i piaceri soprannaturali. Sant'Agostino lo spiegava benissimo, insomma, lui era abbastanza esperto di piaceri umani. La cosa di Gesù: queste donzelle erano le tue passioni, che ora con la mia grazia ho cambiato in tante virtù che mi fanno nobile corteggio. Stanno tutte a mia disposizione, cioè tutto quanto il nostro patrimonio, cioè, capite, il nostro patrimonio umano. Non è da mettersi sotto i piedi, capito? Noi per questo non dobbiamo disprezzare disordinatamente noi stessi. Perché la nostra persona, la nostra personalità, anche nelle sue componenti psicologiche, è stata pensata dall'Altissimo. E se tu la orienti verso il bene, Dio farà il bene che vuole fare con te attraverso di te, proprio per come sei fatto tu. Capito? Il problema però è che la quasi totalità degli uomini rimangono animali allo stato brado, che si capisca bene ovviamente questa espressione, no? Perché se tu non fai un percorso, non c'è un'educazione, quindi non c'è un lavoro profondo su se stessi, tu resterai sempre, questa è la condizione decaduta dell'uomo, schiavo di tutte quante queste cose che ti fanno stare male, ma che non riesci a liberartene, perché non te ne puoi liberare se non ti guarisce il sole divino e vai avanti così a tempo indeterminato, vita natural durante. Non soltanto si va avanti a tempo indeterminato, ma il problema dell'inclinazione al male è questo, che se tu non intervieni, è come le malattie umane, se tu non intervieni con il passare del tempo le cose peggiorano, questa è esperienza comune, no? Che cosa diciamo? Quando una persona diventa vecchia, tutti quanti i difetti che c'erano prima diventano cioè praticamente insopportabili. Se non sono stati curati, perché col passare del tempo quelli vanno in automatico, cioè capite? Quindi c'è una scala quasi impercettibile, c'è un piano inclinato anche di un grado, d'accordo? Fa niente che sia, ma se tu c'è un piano inclinato di un grado e lo percorri con 30 anni, hai fatto una bella discesa, pure se il piano era inclinato di un grado, quindi che mano che quasi manco te ne accorgi. Basterebbe questo qui. Quindi anche gli esami di coscienza un po' generali che ci fanno fare un po' un check-up, uno screening della nostra anima nel tempo, no? Quindi ripensandoci indietro, cioè, ma sempre sinceramente con noi stessi, perché nessuno può sostituire l'operazione della sincerità con noi stessi. Ma io mi vedo un po' meglio o no? E sulle cose, o è sempre tutto drammaticamente uguale, se non peggio. Queste operazioni, io sono perfettamente consapevole, lo dico sempre alle anime, d'accordo? E vi assicuro che non lo so che cosa pensano i medici, ma io dico che da un punto di vista spirituale raramente ho trovato delle anime pazienti, pazienti come sono i pazienti che sono malati. Ecco, nel senso che il paziente dovrebbe farsi curare, capito? Ma di anime, perché la cura da queste cose è cura dolorosa, d'accordo? Perché quando entriamo dentro noi stessi e la prima cosa che ci fa la luce, e questa è l'esperienza, è che ti fa vedere bene, soavemente, dolcemente, ma tutte quante le cose, nella misura in cui puoi vederle, non troppe perché sennò ti viene infarto, che vanno sistemate. Allora, gli uomini questo discorso non lo vogliono fare, perché vogliono campare nell'illusione che va tutto bene, che siamo tutti quanti perfetti, che sono sbagliati soltanto gli altri. Padronissimi di campare in questa illusione, ma questo non toglie la realtà del problema, d'accordo? Non la toglie. E nessuno può fare questa cosa al di fuori del diretto interessato. Nessuno. Ecco perché ho sempre continuo a insistere e a dire e anche a fare, come dire,
farne tesoro per me, per la mia personale vita, itinerario di santificazione, che siamo noi e Gesù. Per i devoti della Madonna siamo noi e la Madonna e basta. Quindi, queste situazioni te le vedi davanti a Lui, nella libertà della tua coscienza, che Lui sempre rispetterà. Cioè, Lui sta alla porta e bussa, dice nel libro dell'Apocalisse, no? Oppure, che è un'altra immagine per dire, il sole splende, d'accordo? Anche per te, se lo vuoi. Apri le finestre e se sei cieco, chiedi a me che io ti ridia la vista. E chiedilo con fede, perché al cieco di Gerico Gesù gli dice, come spesso diceva, la tua fede ti ha salvato. D'accordo? Quindi perché gliel'ha chiesto, non tanto per chiedere, ah sì signora, forse sai, ho sentito la meditazione di questo, sai, dice che forse uno potrebbe essere cieco, vedi un po' che ci possiamo fare. No, no, questo gridava. E Gesù gli si è fermato e ha detto, che vuoi che io faccia? Che io riabbia la vista. La tua fede ti ha salvato. Ecco, quindi tutto si gioca dentro la nostra coscienza e dentro il nostro rapporto personale con Gesù. Guardate che queste cose non è che sono di importanza fondamentale, ma di più. Nella vita di molte persone, anche buone, è come l'abbiamo descritta, d'accordo? Come l'ha descritta Gesù, per non dire di peggio. Anime fredde, anime nude, anime tiepide. E stanno male, ecco, ma non vogliono approfondire la ragione del malessere, si trascinano dietro questa afasia, apatia e cose, danno la colpa dei propri malesseri a tutto, a tutti, tranne che all'unica causa reale, che è se stessi, e si va avanti così. Chiaramente un sacerdote, o comunque uomo di Dio, quando si accorge di certe cose soffre, perché vede le persone che stanno in un certo modo, però sa benissimo che solo l'anima interessata può decidere di porre fine a questa situazione aprendosi alla luce del sole divino, perché se fa quello, il resto lo farà nostro Signore, anche senza bisogno di troppi, che in alcuni casi sono comunque necessari, ma se questo non c'è, la luce splende nelle tenebre, e conclude, dice proprio di San Giovanni, ma le tenebre non l'hanno accolta, e se le tenebre non l'accolgono, al buio rimangono. O Divina Maria, tu sei venerata dalla Chiesa come la mistica luna che brilla pienamente, pienissima, della luce riflessa dal sole divino che ti ha completamente ammantata, la mistica stella polare del firmamento dell'Altissima, la stella del mare che guida tutti quanti gli uomini al porto della salvezza. Sei colei che ha proprio come compito intrinseco e proprio del portare tutti gli uomini alla luce divina che è Gesù e all'ombra del suo raggio. Chiediamo di continuare sempre più e sempre meglio ad adempiere questo tuo silenzioso e nascosto ma efficace ministero a vantaggio delle anime.
anzitutto nella nostra, ecco, e che possiamo imparare da te a trascorrere la nostra vita ininterrottamente, non solo quando stiamo pregando, ma in tutto l'arco della giornata, sotto i raggi del sole divino, perché la nostra vita sia lontana da ogni forma di freddezza, di nudità, di tepidezza. Aiutaci anche, prendici per mano con la tua delicatezza a compiere i grandi viaggi dentro la verità di noi stessi. E aiutaci a vedere tutte quante le zone morte della nostra anima, a chiedere aiuto se siamo ciechi, perché ciò che Gesù ha fatto con noi in ogni anima, che è un prodigio, che ben raramente purtroppo si vede nei figli degli uomini per colpa loro, non certo per colpa dell'Altissimo, possa essere salvaguardato e possa essere pienamente messo in campo e messo a frutto per la sua gloria e per il bene di molte anime. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.